va a lavoro, si chiudono le porte, si va a lavoro mercoledì mattina, c'è un freddo boia, sotto la maglietta, quella che uso anche per andare a correre, che ha l'incastro per le mani, ma ho freddo, quindi metterò anche i guanti. Quanto sono lucida, mamma mia, perché non ho messo cipria, ho messo quel che resta del fondo Kiko, quello pessimo, cioè pessimo se volete coprenza, è anche un fondo buono se vi serve coprenza medio nulla, cioè bassa nulla. Avete presente quello tondo, il cushion di Kiko, no? Ha una coprenza veramente pari a zero. E siccome lo devo finire, lo uso quando devo andare appunto in palestra la mattina. E così tanto non è che cioè vado in natural, più natural di così si muore. Però metto un po' di correttore per le occhiaie, perché mi serve il correttore per le occhiaie, appunto. Ecco, adesso io non passerò mai, perché questo si è incastrato in questo modo incivile. Comunque metto il correttore per le occhiaie e faccio anche un po' di baking. Quindi, per chi mi chiede, l'effetto viene naturale o in carta pecorito? Guardatelo. Questo è baking di prima mattina su un fondo leggerissimo, che infatti dovevo incipriare perché sono lucida, quindi sembra proprio naturale. Farò un po' di baking, l'ho fatto. Poi ho semplicemente un matitone... non è di Kiko, però sapete, un matitone tipo quelli di Kiko in crema, insomma sfumato, mascara, un blush e una tinta, una soft matte lip cream di NYX in questo colore naturale che somiglia molto a Mer di MAC, che io adoro, e sono riuscita a passare 6. Stiamo arrivando al distributore, ce la faremo, no? Ce la faremo. Ce la faremo. Allora, aspettatemi. Eccomi tornata, si riparte. Sono in orario. Più o meno, sì, sono più o meno in orario, ma non so se sono in orario finché non arrivo al mio classico punto di fine traffico cittadino, e da lì, se sono lì a meno un quarto, so che sono in perfetto orario. Se passo un po' più tardi di là, allora sono un po' in ritardo. Dai, su, non mi puoi fare ste robe a quest'ora, gente che fa manovre che manco a luna di notte quando sei solo. Va bene, allora, quindi trucco, abbiamo parlato del make up mattutino, molto fresco, quindi per andare in palestra ci sta, perché non è che ci possa andare completamente struccata, sapete, alla fine io non mi devo granché allenare, perché oggi, ieri ho fatto le gambe, ragazzi. Allora, mi stavo blandamente allenando da dopo Natale, da Natale, cioè Natale idem, ho avuto un periodo in cui mi stavo allenando poco, quindi diciamo che dalle vacanze di Natale a oggi mi sono allenata molto poco. Perché? Perché vi ricordate che quella volta lì vi avevo raccontato della tipa della palestra dove andavo, quella dove vado ad allenarmi, non a insegnare? Perché in pratica la palestra dove io vado a fare i corsi come insegnante è, non so, le corse, anche sala pesi sto, comunque è lontana da casa mia, sono più di 20 km, quindi io non posso andare lì quotidianamente ad allenarmi. Potrei utilizzare quella palestra tranquillamente, ma è troppo lontana, cioè 20 km per andare ad allenarsi ogni giorno, andate e ritorno su 40, sono troppi, quindi ho bisogno di una palestra vicina a casa mia. È la palestra dove stavo andando vicino a casa mia, una palestra dove io sono una cliente, non sono un'insegnante. E quindi cosa accade? Che mi sono iscritta lì, la palestra piccolina, ma a parte questo io mi trovavo bene da quel punto di vista lì. Non ho bisogno di palestre non so quanto fighe, perché io vado lì per allenarmi, alla fine se ci sono gli attrezzi basilari che mi servono siamo a posto. Il punto è che erano di una antipatia
tremenda. Ve l'avevo detto già un'altra volta che tipo tu andavi lì, dove che so, lei doveva chiudere mi pare a mezzogiorno e mezzo, io ero andata a mezzogiorno meno 20, quindi avevo 50 minuti per allenarmi e ci può stare che tu all'ingresso mi dici: ciao Silvia, lo sai, è vero che chiudiamo a mezzogiorno e mezzo? Dai, hai 50 minuti. Così, ma lo ricordi, me lo dici, ma in maniera simpatica. Lei ogni volta, questa era la domenica, perché andavo spesso anche la domenica, e la domenica chiudevano a quell'ora lì. Lei invece mi apostrofava come se fossi arrivata a romperle le palle. Ciao, guarda che chiudiamo, fra poco. Come dire, vedi di levarti dai coglioni velocemente. E questa cosa mi urtava da morire, anche perché rispetto a delle grosse catene che qua a Milano stanno facendo prezzi allucinanti, praticamente era molto cara, costava il quadruplo, il quintuplo al mese, solo che la palestrina che ti fa pagare il mensile risulta ormai, alla luce dei prezzi che fanno queste grandi catene, risulta cara, no? Però a me era comoda e vabbè, ho detto mi iscrivo lì, ho fatto qualche mese lì. Poi facendomi ovviamente i miei conti, nella grande catena mi viene pochissimo, oh, tu sei di un'antipatia sconvolgente, cioè capite che i clienti si perdono di più per la tua faccia di merda, che sei un'antipatica sgarbatissima, quando ti doveva dire qualcosa lo faceva proprio con antipatia e sgarbatezza, sgarbataggine, e quindi lei mi ha perso non tanto perché costi di più, perché comunque io avevo già rinnovato per 3 volte da loro, perché mi erano comodi, erano davanti, proprio prendevo la macchina, sì, però effettivamente 2 minuti in macchina, 60 secondi di macchina ed ero arrivata. E tu non puoi essere così antipatica, perché non sei nemmeno competitiva, quindi quando tu non sei nemmeno competitiva ti resta solo l'arma del sorriso, e se tu non hai l'arma del sorriso, figlia mia, rimani a becco asciutto, infatti me ne sono andata. E siccome però tra una roba e l'altra c'era Natale di mezzo, dovevo iscrivermi con Pablo nell'altra della nuova palestra, volevamo farlo insieme, il suo non scadeva, dovevamo far collimare le scadenze, insomma varie robe, per tutto il mese di dicembre, parte appunto della metà, la prima metà di gennaio, con chiusure estive, per non perdere anche il tempo, perché se ti iscrivi sotto Natale alla fine quel mese lì è bruciato dal fatto che ci sono un sacco di giorni in cui la palestra è chiusa, no? Quindi alla fine ci siamo iscritti adesso a metà gennaio, e quindi io per un mese e mezzo, quasi due, mi sono allenata una volta alla settimana, la volta in cui appunto andavo a fare lezione nella mia palestra, e durante le vacanze di Natale non avevo nemmeno lezione. E vi ricordate anche che io ho avuto purtroppo il problema dell'incidente a questa Smart, che era appunto, aveva subito dei danni, e quindi non potevo utilizzarla, ero a piedi in sostanza, mi dovevo spartire la macchina con Pablo, quindi non sempre, quando magari io sarei potuta andare, cioè ci eravamo riusciti ad accordare per i giorni precisi in cui io lavoro in quella palestra lì, però proprio nei giorni in cui non stavo lavorando, appunto lui la usa, perché se ce l'avevo io per andare a lavoro, di regola lui stava usando i mezzi, quindi se io ero a casa è ovvio che lui prendeva la macchina, quindi arrivare alla palestra dove lavoro coi mezzi era improponibile. Insomma, per farla breve, ho fatto un mese e mezzo di un allenamento a settimana, più qualcosa a casa, più a magari andare a correre. Per me è stato veramente molto difficile, molto strano non allenarmi tutto questo tempo, perché non sono abituata. Più o meno faccio 5 allenamenti a settimana, qualche volta 6. E quindi adesso si riprende. Ieri ho riniziato, mi sono iscritta finalmente nella nuova palestra, e praticamente in questa nuova palestra ieri ho iniziato inaugurando appunto gli allenamenti con le gambe, ragazzi. Cioè, non vi dico
il male. Cioè, ho fatto degli esercizi che quindi non facevo da un po' di tempo, perché ho fatto lo squat, la pressa, insomma, tutti gli esercizi per le gambe. E niente, ragazzi, stavo morendo. Stavo morendo. Stamattina non riuscivo a venire giù dal letto soppalco, che noi abbiamo la scala. E quindi adesso sono tutta imballata, devo fare gli esercizi, cioè devo far fare la lezione ai ragazzi, ma faccio lavorare loro, io conto. E di regola mi alleno, insomma, anch'io con loro, ma oggi gna fo, perché mi sono allenata ieri sera, sono sconvolta. Bene, ragazzi, siamo nel punto a cui devo essere a meno un quarto, e sono le 9 meno quasi, meno un quarto, mancano 2 minuti, quindi siamo in orario. E ho anche fatto benzina, e quando torno mi devo fermare all'Eurospin. Dai, però, su! Mi devo fermare all'Eurospin e devo fare un po' di spesa, che mi mancano gli yogurt. Peraltro il povero Pablo è un mese che mi chiede di rifare i pancake, è un mese che non faccio i pancake perché non ho letteralmente avuto, stavo andando a fare un ciocco, non ho letteralmente avuto tempo, voglia, anche perché ci vuole più di un'ora per fare i pancake. Nel senso che ne faccio tanti, se devo fare un pancake ci metto poco, però ne faccio tanti. E basta, quindi questo è quanto. A inizio febbraio c'è una novità, vado a Monaco, non ho mai visto Monaco, vado a Monaco con 2 mie amiche, Simona e Vittoria. Vittoria la conoscete perché l'avete vista un sacco di volte nei miei video. E niente, andiamo lì un paio di giorni a fare così una trittarella, andiamo a vederci Monaco. Quindi un viaggetto tra ragazze è bellissimo, ci vuole, perché bisogna staccare. Io non ho fatto nemmeno vacanze a Natale, nada di niente proprio, per cui insomma ci sta, va bene. Siamo felici, sono contenta di... Ma non ho mai visto la Germania. Mai, cioè non sono mai stata in territorio tedeschen. Per cui è una buona occasione. Sporca sta macchina, bisogna fare una pulita. Non ho neanche preso la radio. Non sono abituata, perché la radio me l'ha comprata, regalata Pablo, diciamo. Era uno dei regali di Pablo di Natale. Però, caspita, me la sono fatta montare, però è da quando l'ho messa, non mi sono ancora abituata al fatto di averla, quindi non la porto mai dietro, non porto mai dietro la mascherina, quindi questo è quanto. Ma allora, Milano quest'anno è tipo, c'è freddo in tutta Italia, c'è freddo anche a Milano, perché prima il termometro, che c'è il semaforo dove passo di solito, segnava -1. E quindi c'è freddo, ovviamente, -1 c'è freddo. Però non ha nevicato e c'è sempre sole. Ha nevicato in tutta Italia e a Milano no, oddio. Per fare i disastri che sono successi nel resto dell'Italia, grazie al cielo, insomma. Povera gente, cioè veramente mi si è spezzato il cuore a vedere la situazione in cui devono versare queste persone che già hanno subito il terremoto, già stanno in situazioni di fortuna a livello di locativo, proprio a livello di abitazioni. Per giunta, povere persone, adesso gli si è aggiunta pure la neve che li sta sommergendo, quindi per carità di Dio. Però volevo solo notare come sia strano che a Milano non abbia nevicato, perché Milano di solito qualche nevicatina durante l'inverno ce la regala, niente che ovviamente provochi particolari disagi. Non riesco a guidare, mi dovrò portare gli occhiali da sole, devo stare così eretta in modo da avere la roba sugli occhi, il parasole. Non mi veniva. Superiamo sto grande energumeno della strada. Oggi arriverò in orario, non vedo l'ora di prendere il caffè come al solito.
all'università, come un sacco di ragazzi hanno tutti iniziato all'università col caffè. Niente, è diventata una roba imprescindibile. Dovevo avere il caffè perché sennò mi addormentavo sui libri, e da lì è diventata appunto l'abitudine che ben conosciamo. Ah, oggi mentre parliamo, oggi stamattina, insomma, prima di uscire, ho impostato il video sul fitness, quindi parte la rubrica fitness, ragazzi. Forse avrà un giorno fisso, forse no, non lo so, devo ancora decidere. Magari potrebbe essere il mercoledì. Fatemi sapere se le varie rubriche, magari che ci sono, che sono lo struccaggio test, la rubrica il make up del giorno, la rubrica fitness, volete che abbiano un giorno specifico della settimana, cioè che gli attribuiamo l'uscita, cioè che sapete che quel giorno c'è quel video, o faccio un mix random quando capita, così non sapete che video troverete sul canale, perché più o meno sto caricando tutti i giorni, non era, ripeto, previsto, però dopo che ho fatto dicembre tutti i giorni mi sono, come dire, abituata, e adesso sto pubblicando anche in gennaio tutti i giorni, senza che ci sia un obbligo preciso, però mi fa piacere. Cioè, capita spesso che la sera, dopo che ho finito di, o al mattino, prima di iniziare tutte le mie cose, mi venga proprio in mente di fare un video, e mi metto lì, faccio il video. Ed è partita appunto la rubrica fitness. Parliamo di motivazione, quindi se non avete visto il video, vi lascio qui la scheda, perché questo video andrà online dopo che comunque è già andato online appunto il video sulla motivazione. La motivazione a iniziare, la motivazione a continuare, la motivazione a fare un allenamento, a portare avanti un allenamento, che sia in palestra, che sia che so, andare a correre, che sia fare qualsiasi cosa. Come si trova la motivazione? In questo video vi do degli spunti in merito, le mie idee in merito, e vediamo un po' di affrontare, ecco, una delle prime cose che mi sono venute in mente riguardo al fitness. Però è ovvio che più che altro mi preme sentire le vostre idee, perché io faccio questa rubrica per dare una mano, dare dei consigli da tecnica, e questo primo video probabilmente è quello meno da tecnica, perché un tecnico la motivazione l'ha sempre avuta, perché ha sempre avuto una passione che lo spinge, no? Però ecco, sono dei consigli per voi, e poi invece magari affrontiamo temi più specifici, magari dubbi che avete, curiosità. L'argomento è enorme, quindi a volte sarà difficile, cioè ogni video tratterà più o meno un tema un po' più specifico, perché sennò si finisce per spaziare da una roba all'altra, saltare da una roba all'altra senza avere un, senza che ci sia un senso. Però pensavo che magari una volta al mese uno dei fitness time, perché la rubrica si chiama fitness time, uno dei fitness time potrebbe essere incentrato sugli ask, quindi magari voi lasciate nei video precedenti, nelle rubriche fitness time precedenti alla quella dell'ask, tutte le vostre domande, io me le vado a leggere, scusate che siete cascate, io me le vado a leggere, e niente, poi magari rispondo, no? Vi do delle risposte in merito, che ne so, magari Silvia, puoi spiegare qual è la esecuzione corretta dello squat? E magari io faccio un video specifico, dico così a caso, no? Ne ho preso una a caso. E io magari faccio un video specifico, mi faccio aiutare da Pablo magari con le riprese, dove vi faccio vedere quali sono tutte le gli step essenziali da tenere assolutamente ben presenti quando si esegue uno squat, quindi tutte le piccole accortezze posturali ed esecutive che bisogna avere quando eseguiamo uno squat, per esempio, oppure ancora come organizzo la routine di allenamenti su base settimanale, se voglio allenare tutto il corpo, quindi che so, vado 3 giorni a settimana in palestra, come mi suggerisci di suddividere i vari gruppi muscolari? Magari parliamo di questo.
insomma, varie, non so nemmeno, ci sono milioni, milioni, milioni di domande che si possono fare rispetto al fitness, quali sono gli esercizi migliori per allenare l'addome, quali sono gli esercizi fondamentali che non posso trascurare per allenare bene gambe e glutei. Insomma, tutte queste robe qua. Cosa ne pensi dell'allenamento domestico, casalingo? Questo io sto dicendo cose random. Peraltro ho una ricrescita, si vede? Non si vede tanto da qua, però ho la ricrescita. Mi crescono i capelli, non lo so, sembra che io li innaffi con una qualche sostanza che li fa crescere durante la notte, raperonzolo. Mi crescono tantissimo e quindi stasera non li ho lavati ieri sera dopo la palestra. Oddio, ripeto, facendo pesi non si suda tanto, non è come fare aerobica, assolutamente, però certo che non sono freschi di shampoo. Bisognava, ecco, lavarli, ma siccome oggi ho la palestra di nuovo e ho il corso e voglio fare la tinta, nel pomeriggio sarò a casa, quindi qua, appena torno a casa di pomeriggio li tingo, per cui se li avessi lavati non avrei poi potuto. Sapete che i capelli, che la tinta non si fa sul capello appena appena lavato, per cui ho voluto aspettare questo pomeriggio, che un sacco di voi mi chiedono come faccio la tinta. Però c'è un video che, se voi googlate l'angolo di Saidori bagno di luce, perché nel titolo c'era la parola bagno di luce, vi viene subito fuori il video dove spiego esattamente come faccio il colore e come faccio la tinta, come faccio il bagno di luce, appunto, che devo anche andare a ricomprare il bagno di luce perché l'ho finito ed è da un po' di tempo che non lo faccio. Lo faccio una volta ogni 2-3 mesi anche, perché poi scarica e dà quei bei colori, quei begli effetti che mi piacciono tanto, e quindi non lo faccio ogni mese, purtroppo anche ogni 3 settimane devo fare la tinta per la ricrescita, quella per forza. Quindi stasera mi tocca. E poi voglio farvi il video sulle borse. Non mi viene in mente un altro video, altri video da farvi, lo sapete, sono un po' in un momento di impasse. Mi devo rileggere tutti i suggerimenti che mi avete dato in uno dei video in cui da poco vi avevo chiesto i suggerimenti. Devo andare lì e rileggermi tutto, perché mi avevate dato un bel po' di suggerimenti e quindi li voglio mettere in pratica. Quindi magari da lì traggo degli spunti. Sono arrivata, se c'è il mio posteggio io mi sento fortunata. Sapete quelle stupidaggini tipo, eh sì, c'è! Cioè, io ho questa cosa quando arrivo qua, che se c'è il mio posteggio la giornata mi sorride di più. E c'era il mio posteggio, quindi io sono contenta del mio posteggio. Sono arrivata 5 minuti prima. Sapete che cosa vi volevo fare? Vi volevo fare un video scemo, però boh, tanto non è che nel mio canale si parli di argomenti di utilità sociale e di filosofia kantiana. No, volevo farvi il video sulla borsa, il borsone da palestra. Che cosa c'è nel mio borsone da palestra? Cioè, frugare, io adoro frugare. Da piccola mia mamma non voleva, ma io frugavo sempre nella sua borsa, volevo vedere che cosa ci fosse dentro. E quindi niente, vi faccio frugare nel mio borsone da palestra. Potrebbe essere un'idea per un video così spensierato. E basta, io vi saluto, non so se magari ci vediamo dopo, vi faccio vedere la spesa, potrebbe essere un'idea, o faccio lo svuota la spesa secondo quello che compro. E basta, però per il momento io vi saluto, vi mando un bacio e niente, se non siete iscritti al canale potete farlo cliccando qui dove appare la faccina di Saidori, e questi sono alcuni dei video che ho caricato ultimamente sul canale che potete andare a vedere se vi va. C'è anche quello del fitness. Ciao!